nelle puntate precedenti. Ragazzi, uscite per favore. Magia. Grazie Tony. Andiamo ad Ostia. Non è vero che è una puttana. T'ho detto che ho visto cominciasse con altro bastardo. Raga, ma che stanno a fare? Non vi dicate. Stai zitta, puttana di me. Come mi ha chiamata? Appoggiate nell'incavo del mio corpo. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Wattpad. Come sapete la storia si fa sempre più intrigante. Ma prima di iniziare il video, voglio salutare le tre persone che hanno preso più like sul loro commento sotto l'ultimo Wattpad. Saluto Alicia vs Walker, saluto Benny Bernini e saluto Anna la piccola Dreamer. Cosa importantissima, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale per essere salutati da Leonardo De Carli e qua sotto nei commenti vi metto il link del mio canale TikTok e del gruppo Telegram. Sigla. Io e Tony e, io e Tony e. Io e Tony, io e Tony e. Io e Tony, io e Tony e. Io e Tony e. Io e Tony e. Mi risveglio che sono le 9, vado giù e vedo tutti fare colazione. Buongiorno raga. Buongiorno, buongiorno bimba. Come mi... Chiamato, ok. Vieni, ci sono i cornetti, ma... E sta casa non fanno altro che mangiare. Mangiano, e prima le crepe, e poi vanno al McDonald's, e poi i cornetti. Oh! Ma chi fa la spesa? Tutto, chi fa? Cioè, avete il maggiordomo che fa la spesa? Perché io tutta sta roba dentro casa non ce l'ho. Cioè, i crackers integrali del 94, e il Philadelphia Light, perché faccio finta di stare a dieta, e i fruttoli. Vado vicino da Mari e ne prendo uno. Chi viene con noi al centro commerciale? A me non me va, sto stanca. Neanche a me. Voi, raga? Per me va bene. Anche per me. Vado a vestirmi. Si vanno a vestire e io rimango con Tony. Vai sul divano e metto i cartoni. Che bambina. Vieni, dico mentre gli faccio spazio. Si mette vicino a me e si rilassa con una canna. Ragazzi, non diamo ciao. Ciao fratellino mio. Dico per baciarlo sulla guancia e abbracciarlo. Usate le precauzioni. Ok, ma come ok? No, ma non si risponde così. Ok, sono tutta rossa, voglio solo staccare la mia testa e sorterarla. Allora, ti ho detto basta, mi devi lasciare stare perché sennò ti sorterlo, eh? Escono e rimaniamo io e Tony. Che si va? Non lo so, film di paura e popcorn. Ma questi qui c'hanno una media di 20 anni a testa. Vanno in discoteca e vanno al McDonald's e vanno a Ostia e guardano i film e dormono tutti insieme. Ma non fanno niente nella vita. Ma come fa? Poi dice la società italiana va avanti perché i giovani non hanno voglia di fare niente. È colpa tua, Elisabetta, stupida, cretina, assassina, schizofrenica. Di prima mattina. E beh, vado a preparare le popcorn. Uè, le popcorn, che non le vuoi un po' di popcorn? Mi alzo e vado a prendere un film di sopra. Vado nella scrivania. Ma cos'è? Lillipuziana? Entra dentro la scrivania. Adesso entrerò dentro la scrivania. Wow, che bello, non me ne ero mai accorto che ci fossero così tanti acari. E ne scelgo uno, vedo un foglio per terra, lo prendo e c'è scritto: troppe collane, non riesci a spogliarmi, vestito rosa, penso di essere una Barbie. Se passo mi mandano baci, la tua tipa tra i miei seguaci. Mi vede dopo apre le gambe. Apre le gambe. La poi si mette a piangere. Dark Gang, sai che siamo i nuovi Backstreet Boys. Cosa stai facendo? Scusa. Vado per terra, non volevo farmi gli affari tuoi, te lo giuro. Dico in lacrime. No, non fa niente, vieni qua. Mi fiondo dentro le braccia di Tony. Ma lei entra, lei è un fantasma, perché lei entra dentro gli oggetti, entra dentro le cose, entra dentro la scrivania, entra dentro le braccia di Tony. Abbiamo scoperto che Elisabetta è un fantasma. Magia. E mi accoccola al suo petto un profumo di colonia. Colonia che è inglese, francese, tedesca, italiana. Mi bacia i capelli e mi accoccola sempre di più a lui. Sei bellissima. Ma ti sta mangiando i capelli? Come fa a dire che sei bellissima? Sta così, come fa a dire che è bellissima? Sta parlando con i pidocchi in testa, visto che non mi fate più una doccia, perché la doccia te la sei fatta 4 episodi fa. No, non è vero, faccio schifo. Non ho un corpo magro, alto, non ho dei capelli biondi. Ma che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma che stereotipo è? Ma che stereotipo è? Sembra quello di Enrico Pasquale Vaticò. Quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri.
Sei bella anche con i tuoi chili in più. Poi non devi avere per forza i capelli biondi per essere bella. Lo sei anche con i tuoi capelli blu. Allora, quella dei capelli blu, ma te sei fatti te? Hai rotto i coglioni? Ah, parrucchiere, togli i capelli di questo colore, un blu più acceso. Veramente? Sì, bimba. Le nostre labbra sono vicinissime. Ci sfioriamo i nasi. Ma che siete, schimesi? Che schimesi se danno il bacetto così sul naso? Io adesso sto fa davanti a tutta YouTube Italia. Ecco, è stato bellissimo. Adesso sono fidanzato con 940 8.000 persone. Se qualcuno è rimasto incinta, ve lo giuro che io ho usato la vera unzione. È bellissimo questo bacio, pieno di emozioni, di tutto. Scusa, non volevo. Ma perché dici sempre scusa? Ma perché? Gli hai dato un bacio? Non fa niente, è meglio se andiamo giù. Sì, andiamo giù e metto il film Prende le Coc. Ma no. Allora, Elisabeth, non si chiamano le popcorn, si chiamano i popcorn. Con la coperta. Che ah! Che ah! Hai scelto. Non so se va bene esorcista. Va bene. Tutto ciò alle 8 del mattino, eh? Si siede vicino a me. Metto la testa sopra la sua spalla, ma lui me la leva e me la fa mettere dentro al suo petto. No! Non è! Io non ce la faccio più questa ragazzina. Io non ce la faccio più. Gli hai spiegato a questa ragazzina che non è dentro. Io non entro dentro al muro, perché io sto appoggiato sul muro. Questa, negli articoli, non so manco che cazzo di determinazione volgare, bastare. Non si scrive così. Porca! Mi prende la mano e la incrocia la mia. Me la stringe sempre di più, come se volesse dire: non te ne andare, ti prego. O magari se stava a fare solo una scureggia. Penso che non lo farò, perché un po' mi piace, ma sarà una cotta, così niente di che. Alzò gli occhi e lo vedo, è bellissimo. I suoi occhi marroni, i suoi lineamenti, i suoi capelli neri, la sua bocca perfetta carnosa. Abbassa gli occhi e vede che lo stavo guardando. Ok, sono tutta rossa. Mi appoggio di più al suo petto. No, perché eri dentro al petto, quindi adesso stai toccando con la testa la sua spina dorsale. Ah! Che caga sotto sei. Vaffanculo. Ti voglio bene anche io. Metto la testa nel... No, ti prego, basta. Ma perché devi usare sta parola che è brutta? Manco più l'idaulico usa la parola incavo. Con l'incavo di un tubo, non so manco che cazzo sia l'incubo. Un incavo, un incubo. Non ce la faccio più, sto impazzendo. L'ultima puntata, ma non è l'ultima puntata, ma che cazzo. Tony, sto tutto fatto! Metto la testa nel incavo del collo di Tony e mi copro con un cuscino. No, ma Tony, ma che cioè, che c'ha un incavo, ragazzi? Vieni, appoggiati nell'incavo del mio collo, entra dentro così. Magia! Dai, piccolo, è finito. Sicuro? Sicuro. Sentiamo suonare. Mi alzò. Apro e mi ritrovo tutti. E anche quello con i capelli rossi aspetta, come si chiama? Jonathan. Ma perché non ti ricordi mai come si chiama? Si chiama Jonathan. Ma che si chiama Jonathan, l'unico in tutta Italia che spara e basta che si chiama Jonathan. Ciao raga, entrate. Raga, stasera è discoteca. Ma questi non fanno niente, ma perché? Ma quanto è lungo sto weekend? Sì, dai. Raga, chi cucina? Io. Ti aiuto, posso? Ma questo ti voleva sbattere al muro, ma come fai ad avere il coraggio di aiutarlo adesso a cucinare? Certo, piccolo, andiamo. Ok, andiamo, vedo Tony con la coda dell'occhio, incazzato a dir poco. Andiamo in cucina e prepariamo la pasta con il sugo. Allora, piccola, sei fida con Tony? No, no, siamo amici. Ti guarda come se fossi Dio sceso in terra. Lo sai che sei una bellissima ragazza. Grazie, dico tutta rossa. Viene verso di me e mi accarezza la faccia. Mi bacia, sento aprire la porta e vedo Tony. Oddio, che sta succedendo? Già l'ha tradito per stare avanti insieme. Io ho un delirio più totale, ma mi uccido. Tony, che fai? Scusa, non volevo. Ogni volta che qui si danno i baci scusa, non volevo. Corro da Tony, entro in stanza e lo vedo. Tony, sei come Leonora, solo una puttana. Bene, se mi metti a confronto con una puttana, non capisco un cazzo. Se ero una puttana ora non stavo qua a spendere tempo con te. Forse stavo giù a baciarmi con Jonathan e forse pure, ma tu non lo capisci, sei sempre incazzato con il mondo intero, sempre. Vedo che viene verso di me e mi dà uno schiaffo. Oddio, ma che sta succedendo? Violenza sulla donna, no, eh? Scusa, non volevo. Vado giù e quasi piango. Vado da Umberto e lo abbraccio. Che è successo, piccola? Alzo la testa e lo guardo. Chi ti ha fatto questo? Nessuno. Che c***o ha fatto questo? È stato Tony. Tony! Vedo che Tony va su. Che c***o fa? Ah! E poi lo azioniamo. Poi va. Fatto coi di merda. Non volevo, scusami, dice lacrime. No, non fa niente, dico per prendere la mano di Tony. Scendiamo giù e mangiamo il pomeriggio. Come si mangia il pomeriggio? Wow, che fame, oggi mi mangio un bel pomeriggio con un po' di notte sopra. Tony! Lo passiamo a ridere e scherzare con Tony. Non ho fatto definitivamente fatto pace. E poi la domanda che mi faccio è: che gliene frega lui se mi bacio con Joe? E il bello che io ci sono andata anche dietro. Noi non siamo fidanzati, quindi posso fare quello che voglio. È sera, sto in bagno, mi faccio una doccia veloce. Ah, finalmente! Poi mi trucco, mi faccio i capelli, mi vesto e mi metto questo. Madonna, che te, Tony! Metto i tacchi, essendo ci sono tutti. Jonathan mi guarda con la bava. Diego, non ne parliamo. Andiamo. Così tu non ci vai. Porca
Tony, ma cosa c***o interessa a te come mi vesto? Non ho capito, non siamo fidanzati. Ragazzi, non litighiamo. Andi, Nova. Uzziamo e andiamo in macchina. Sto vicino a Marina, che mi dice sempre può essere che a Tony piaci, non gli potrò mai piacere chi si fidanzarene con una ragazza come me, piena di sbagli e che dà schifo. Siamo arrivati alla discoteca, scendiamo e mi sento prendere il polso e mi giro da Tony. Così non ci puoi entrare, come lo vuoi capire? Almeno stai vicino a me. Tony, ma qual è il tuo problema? Mi piace, sì, te lo... Ah! Detto mi piaci quando dormi, mi piaci quando ridi, mi piaci quando fai la bambina, mi piaci, metti i tuoi pigiamini a forma di animale, mi piaci, lo guardo. Lo guardo sconvolto, piazzo a Tony F. Vedo che se ne va, lo raggiungo ma è troppo lontano. Tony, Tony, ti prego. Sì, bimba, Tony dove? Come? È andato un attimo a casa, aveva dimenticato il telefono. Senti, Umbe, non mi sento bene, vado a casa, capito? Scusa, fratellino. Vengo con te, piccola. No, resta qua, salutami gli altri. Ok, ciao, piccola. Ciao, dico. Mentre cammino, cammino per quasi tutta Roma. Sono arrivate davanti casa, apro la porta. Ma come fa ad arrivare? A parte che Roma è giga, Roma è immensa, la città più grande del mondo. Lei prende dalla discoteca, che le discoteche più vicine stanno a 40 km l'una all'altra. Sono arrivata davanti casa, apro la porta e noto il marsupio di Tony della Suprema Russa sul divano. Salgo su e vedo la porta un po' aperta. Entro e vedo Tony che sniffa qualcosa. Vedo ancora di più. Aspetta, è cocaina. Magia. Tony, dico sconvolta. Piccola, non è come sembra. Tony, cosa fai? Dico lacrime, corro giù e vado alla porta. Sento Tony che mi prende. Ma Tony, flash, ma ragazzi, ma c'avete due scale. Piccola, ti prego. Tony, lasciami stare. Pensavo che eri un ragazzo apposta e questa merda lo sapevi, ma invece no. Tu sei come gli altri, dico correndo per la strada. Io e Tony, 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 io e Tony.